Stavo per farti un tè rosso Zinger, ma visto che Marte è il pianeta rosso, ho optato per la menta. Mi spieghi perché vuoi farlo? A dire il vero, a integrazione del modulo, mi è stato richiesto di realizzare un breve video per rispondere proprio a questa domanda. Lo vuoi vedere? Non puoi dirmelo e basta? Ma ho fatto un video. Sono il dottor Sheldon Cooper e vorrei farvi sapere perché dovrei essere scelto per andare su Marte. Ho una grande intelligenza e mi sono laureato a 14 anni. Mentre mio fratello si beccava un papilloma, io prendevo un bel diploma. La penicillina non può farlo sparire. Quando vivi in spazi ristretti, l'igiene è fondamentale. E la mia igiene è impeccabile. Infatti, gli animali non si fidano di me perché non emano alcun odore. Già. Non odoro di nulla. Nei 7 mesi di viaggio spaziale potrei tenere alto il morale con il mio spiccato senso dell'umorismo. Ehi, Leonard, è rimasta qualche arachide nel barattolo? Questo barattolo stranamente sospetto? Sì, aprilo e controlla. Non capisco. Ci sono davvero delle arachide? Prego, va su Marte. Ma passando alle cose serie, il primo motivo per cui voglio andare su Marte è che sono convinto, in quanto scienziato, che sia mio dovere spingere in avanti il limite della conoscenza umana. Sì, so bene che la vita su Marte sarà difficile, ma anche sulla Terra non è mica un picnic. E gli stessi picnic non sono picnic. Dove andiamo a pranzo? Ho un'idea, per terra. In conclusione, grazie per avermi considerato per questo viaggio unico nella vita. Verso Marte! Subito dopo, Leonard si è soffiato il naso e pensa è uscita la torta!